Mercoledì scorso, presso la chiesa di Sant'Antonio Abate, meglio conosciuta come i Servi di Maria, a Sassari, in occasione dei festeggiamenti per San Giuda Taddeo, apostolo, alla fine della messa solenne officiata da Don Fernando Maria Cornet, rettore della chiesa, è stato inaugurato il quadro della Madonna Addolorata, realizzato dal pittore sassarese Giovanni Fiora. Al rito solenne di benedizione ed inaugurazione era presente un folto pubblico di fedeli, oltre a numerose autorità civili e militari, fra le quali il vice sindaco di Sassari, Gianni Carbini. Il quadro è stato commissionato dal priore dell'Arciconfraternita dei Servi di Maria, Mario Dau, donato dal pittore Fiora, e verrà collocato nella sagrestia della confraternita. La Madonna delle Sette Spade, interpretata da Fiora, appare vestita come comunemente il simulacro viene portato in processione. Il critico d'arte Tonino Meloni ha osservato, nel suo volto, serena tristezza, come quella di una madre che piange per la morte del suo figlio divino. Dopo la benedizione, molto applauditi sono stati i discorsi del sacerdote Don Cornet e del pittore Fiora, che ha descritto il suo lavoro, sottolineando il fatto che la dolcezza e la mitezza che sprigiona il volto della Vergine vuol suscitare affetto in chi guarda e induce alla preghiera e alla meditazione. L'artista ha concluso auspicando più stretti legami fra la pittura e la teologia per una feconda ispirazione ed evangelizzazione e per introdurre il cristianesimo nella vita e nell'arte. La devozione alla Madonna Addolorata parte dall'undicesimo secolo, da epoca molto remota. Lo scopo del quadro che ho dipinto è quello di incoraggiare alla preghiera. Il pittore Renato Guttuso ha detto un giorno: la pittura è una lunga fatica di imitazione di ciò che si ama. Ebbene, il quadro della Madonna Addolorata è stato realizzato con tanto amore. La sua immagine, suffusa di tanta religiosità, rappresenta un'opera di raccoglimento e meditazione. La Madonna è stata dipinta come normalmente viene raffigurata, come la statua che si porta in processione, ma anche personalizzata. Il vestito è stato reso sfarzoso dagli ex voto, il vestito nero di lutto, l'abito della vedovanza, segno della sua passione sul Calvario. Le sette spade conficcate nel cuore, Maria dei sette dolori, sono riferite ad episodi del Vangelo. Il suo atteggiamento delle mani giunte che stringono il fazzoletto è un invito a avvicinarsi alla preghiera, a richiedere a Maria, madre del Salvatore, mediatrice, che accoglie nelle sue braccia tutti i suoi figli, soprattutto i deboli e i poveri. Come disse San Pio da Pietralcina, la Madonna è la scorciatoia per arrivare a Dio. La dolcezza che sprigiona il viso di Maria, la mitezza e la bontà sono consapevolmente e con cognizione di causa anche espressione di afflizione e di dolore. Il volto di Maria suscita affetto in chi lo guarda, che si trova immerso nel suo sguardo profondamente assorto ed espressivo. L'immagine gentile e delicata della Madre di Dio, con il volto altrettanto delicato, vuole indicare che la Vergine è qui con noi, che la Madonna continua a essere, esistere e prega per noi. Il cielo è nuvoloso, ma anche luminoso. Il tono del colore è altrettanto luminoso. E questo sta a indicare la luce di Maria, che è la luce di Dio e di Gesù. La luce contro il buio, che ci induce a non perdere, a non smarrire, a seguire la strada della luce, dell'amore, della castità, della bontà, della carità, del perdono, della preghiera, della conversione, del senso morale, della virtù e della misericordia, nella misura, nella sobrietà e nella moderatezza e nella regola, chiedendo intercessione, l'aiuto, il sostegno, la consolazione della Santissima Vergine Maria. Allo stadio dei Pini la pista di atletica leggera avrà finalmente il restyling che attende oramai da più di 20 anni. Nei giorni scorsi il sindaco di Sassari, Nicola Sanna, ha discusso con la giunta comunale di Sassari la necessità di deliberare urgentemente l'intervento tanto atteso dei nostri atleti e semplici cittadini appassionati di atletica leggera, con un impegno di spesa da 550.000 euro, già inserito nel piano triennale delle opere pubbliche 2015-2017 e che prevede la riqualificazione dell'intervento
l'intera area sportiva per renderla più fruibile per atleti, società del settore e semplici amanti dell'attività fisica all'aria aperta. I lavori, finanziati per 500.000 euro dalla Regione Sardegna e per 50.000 dal Comune, restituiranno decoro e nuova vita alla struttura, che subirà un restyling completo con rifacimento della pavimentazione della pista, ripristino di parte delle attrezzature e nuova fornitura delle dotazioni necessarie alla sua omologazione. Con procedura a evidenza pubblica è stato già affidato l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva. Sarà ora esperita la gara per l'esecuzione dei lavori, lavori che dovrebbero durare circa 100 giorni. La FIDAL poi classificherà l'impianto e definirà la tipologia di competizioni che lo Stadio dei Pini potrà ospitare. L'intervento principale riguarda la ricostruzione della superficie sintetica della pista di atletica leggera, ottenuta tramite un'operazione di retopping, una tecnica che non comporta la completa rimozione del manto già esistente, ma solo del suo strato superficiale, soggetto a maggior usura e invecchiamento, e l'integrazione con un nuovo manto sintetico. Si procederà inoltre al rifacimento dei cordoli e saranno inseriti elementi metallici per competizioni sportive, sempre nell'ambito dell'atletica leggera. Le scelte progettuali sul tipo di ricostruzione da effettuare sono state determinate sia dallo stato di conservazione della pista, sia dalla volontà di completare le opere in tempi brevi, spiega l'assessore ai lavori pubblici Ottavio Sanna. Il rifacimento completo, infatti, avrebbe comportato un intervento di rimozione totale dell'attuale pavimentazione e il necessario ripristino del sottofondo e dei cordoli, con notevole aumento dei costi e dei tempi per l'esecuzione. In sintesi, le scelte adottate consentono di ottenere risultati tecnici ottimali senza penalizzare eccessivamente i fruitori per la chiusura dell'impianto. Con un intervento successivo, attraverso altre risorse finanziarie, sarà realizzata la ristrutturazione del fondo e della copertura del pistino coperto. L'intervento sullo Stadio dei Pini è uno dei primi di tipo strutturale nell'edilizia sportiva, che apre la strada alla riqualificazione delle strutture, in modo da rendere adeguate e sicure per le varie discipline sportive. Ha commentato ancora l'assessore Sanna. Il percorso che l'assessorato ai lavori pubblici e manutenzione del patrimonio comunale intende portare avanti per il proseguimento di tali obiettivi necessita di un iter di programmazione, progettazione e reperimento di risorse a livello regionale ed europeo. Sarà ancora il dottor Guido Croci a rivestire per il prossimo biennio l'incarico di direttore generale dell'Università degli Studi di Sassari. Lo ha stabilito il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo nella seduta del 28 ottobre. Guido Croci è nato a Roma nel 1953, ha ricoperto l'incarico di direttore amministrativo dell'Università di Sassari dal 2009 al 2012, per poi diventare, con il cambio di denominazione previsto dalla legge, direttore generale fino a ottobre 2015. La nuova nomina arriva al termine della procedura pubblica di selezione indetta dall'Ateneo con decreto rettorale del 25 settembre 2015. Dopo la laurea in Sociologia del Diritto all'Università La Sapienza di Roma, ha indirizzato la sua formazione post-universitaria verso, in particolare, i modelli organizzativi delle pubbliche amministrazioni e lo sviluppo delle risorse umane. Prima di approdare nell'Ateneo Sassarese, è stato dirigente a contratto per lo sviluppo delle risorse umane dell'Università degli Studi di Bologna dal 1999 al 2002 e dal 2002 al 2009 direttore amministrativo dell'Università degli Studi di Foggia. Amici di TeleG, ben ritrovati, eccoci di nuovo a TeleG in radio, un'altra puntata per parlare oggi di teatro, teatro dialettale. Siamo in compagnia di Anna Santona e di Giuseppe Falchi, che sono i due deus ex machina della compagnia La Frumentaria. Sono qua perché sabato sera al Teatro Civico Palazzo di Città, con due spettacoli, uno alle 18 e l'altro alle 21, presenteranno una bellissima commedia in due atti di Renzo Doro intitolato L'uso i petto di Mastro Bacciarino. Da chi iniziamo? Anna, come al solito. Da me. Vabbè, dai, no, non stiamo lì a fare i farmacisti. Questa commedia è stata scritta tanti anni fa dal povero Renzo Doro, è una commedia brillante, ma che tratta temi ancora oggi motivo di grandi discussioni anche a livello politico e cattolico. Quindi occorrerà
prestare un po' d'attenzione, ma il tutto reso in una maniera in cui si trova naturalmente il motivo per sorridere e per capire, soprattutto per capire, ma anche per sorridere. È divertente in moltissimi tratti, si tratta di un pettegolo, un calzolaio pettegolo, chiacchierone, che sa tutto di tutti, che non fa altro che Che pettegolare, sarebbe Marco Marco Baciarino, Bazzarino. il quale sa tutto di tutti perché anche lui ha passato delle cose, dei drammi in precedenza. Un maestro muratore, un piccolo impresario, veramente, un piccolo impresario che lavora moltissimo e trascura la famiglia. Trascura la Che famiglia, sarebbe danno, questo signore che ho a certo, fianco? pone, trascura la famiglia, per cui la moglie non fa altro che ribottarlo perché non si rende conto di niente. Soprattutto non si rende conto di un figlio ventenne che, insomma, sta incorrendo in qualche Disavventura, disavventura. non anticipiamo No, 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 finali, non no, no, anticipiamo no, niente, no, se no no, no, togliamo voglio dire ai nostri soltanto amici questo. telespettatori. I personaggi che tirano le fila in questa commedia, oltre a me che sono la casalinga eternamente, eccetera, c'è una mia sorella che si attacca sempre con lui e chi non si attacca con lui lo vorrei sapere. C'è infatti anche Tanto ci sta moglie. una comare, una persona che è chiamata la fattorina della piazza dei Raminaggi, voi no? Via Cioè, Ramà, via dei Piazza Ramai. dei Rimai, Lubatto dei Ramai, insomma, Piatto dei Raminaggi sarebbe come, correggimi. Insomma, voglio dire che questo è un personaggio che lega le cose lo stesso. Poi una figlia, ugualmente, è un personaggio enigmatico che scoprirete alla fine, che è Gavino Falchi, non mi ricordo il nome della commedia, ma me lo ricorderò al momento, va bene? Quindi tu saresti quello che trascura la famiglia, con quella faccia lì mi trascuri la famiglia, cosa mi stai combinando? Io penso a lavorare in questa commedia. Sì, ma dice che chi è che non si attacca con lui? Sì, un attaccabrighe. Poi perché trascurare proprio la famiglia? L'unico bene prezioso ci è rimasto e tu vai a trascurare proprio la famiglia. Perché sono talmente preso dal lavoro che non mi accorgo cosa sta succedendo in famiglia, hai capito? Quindi, ma è solo per problemi di lavoro, non è che ti sei fatto di gabbumaro, come No, dicono che a problemi sono Sassari. alla base. Di quelle non ne so niente io, Ecco, ho capito. sono. Quindi due atti in regia di Renzo Doro, ma l'avete già No, la portata, regia, l'autore cioè Renzo scusate, due Doro. atti scritta, la commedia scritta da Renzo Doro, la regia di chi è La invece? regia questa volta è eseguita e curata da Mario Sanna, in quanto io sono impegnata invecchiando, non posso fare più due Vabbè, cose. adesso non esageriamo, Ma era la invecchiamo, regia. Però poi cura anche il direttore di scena, fa anche il direttore di va. Ma non scena. è in prima esecuzione, l'avevate già eseguita? Tanti anni fa, poi è stata Quindi nel manca dalle 2004. Nel 2004. Quindi già manca dalle scene 11 anni. 11 anni, ma è attuale? È No, vabbè, attuale. ma non è solamente un problema di essere attuale o meno, è perché magari la gente che l'aveva già vista forse non se la ricorderà nemmeno, quindi avrà un motivo in più per tornare Certo e rivederla. che molti personaggi sono cambiati, ecco, rimangono i soliti, io e lui, e Barbara, e poi Basha, gli altri sono tutti nuovi. Giuseppe, so che ti sei cimentato anche tu a scrivere commedie, che probabilmente, se non sbaglio, correggimi, anzi se sbaglio, a gennaio probabilmente andrà in scena una tua commedia, o no? No, no, dovrebbe essere Dicembre, A dicembre, anche prima, l'11, l'11. che è una tua commedia scritta da te, come intitolata? Ci puoi dire già No, qualcosa? no, Ancora? no, Il titolo ancora non c'è. no. La Ah, ho dobbiamo capito. studiare così, la dobbiamo leggere benissimo e poi trovare la parola adatta che fa scaturire, che suscita un po' di, come si dice? Interpellatemi, ve la do io la parola. Va benissimo, accettiamo il tuo consiglio. Va bene, in bocca al lupo allora, Giuseppe. In ogni caso, Crepi. comunque, è ufficiale che andrà in scena per il Sì, prossimo sì, sì, mese sì, di sì, dicembre, giusto? sì, sì. Perfetto, allora vi aspettiamo, così vedremo un attimino di raccontare qualcosa anche di questo vostro ultimo lavoro, anzi, la tua ultima fatica Come autore. da autore e poi la vostra nuova performance in qualità di artisti e maestri del palcoscenico. Grazie, caro, Non grazie. esageriamo, Troppo gentile. è una cosa che ovviamente chi fa teatro, chi è abituato a stare sul palcoscenico, ci tiene anche perché è giusto che sia così. Va Certo. bene, allora in bocca al lupo, buon lavoro, mi Crepi il raccomando, lupo. fateci sapere poi com'è andata e vediamo,
Vediamo un pochino di darvene anche accenno, La magari. invitiamo anche a seguirci se vuole, qualche, tutta la commedia, Adesso infatti salutiamo. rinnoviamo l'appuntamento per voi amici che siete a casa. Ricordiamoci allora L'usuippetto di Marco Baccianino, commedia in due atti di Renzo Doro, che andrà in onda sabato ne abbiamo 31, sabato 31, quindi a brevissimo, presso il Teatro Civico o Palazzo di Città, con due spettacoli, il primo alle ore 18, il secondo alle ore 21. Di nuovo, saluti a voi. Vi ricordo in Grazie. chiusura i nostri contatti, il 26 11 50 per le vostre telefonate, invece per la mail l'indirizzo è info@tlg.tv, mentre per vedere telegiornali, per vedere le nostre produzioni e tutto l'archivio di quello che riguarda la nostra famiglia, vi ricordo che potete trovare tutto nell'indirizzo web di TLG che è www.tlg.tv. Grazie a voi, al prossimo appuntamento, A lei. linea alla pubblicità. Grazie a voi. La partita che poteva rappresentare lo spartiacque per la stagione per quanto riguarda l'Eurolega della Dinamo Banco in Sardegna non è arrivata. Perché? Perché la Dinamo Banco in Sardegna ieri a Tel Aviv è in corsa nella terza sconfitta di fila nella massima competizione continentale. C'è da fare drammi? Non c'è da preoccuparsi? Beh, questi sono i motivi che stanno scuotendo praticamente il mondo del tifo bianco-blu, ma se torniamo indietro di un anno probabilmente avevamo le stesse problematiche, poi tutti sappiamo come è andata a finire. C'è da lavorare e tanto, soprattutto per cercare di creare quella famosa chimica di squadra che possa permettere agli uomini di Coach Sacchetti di poter vincere anche su campi così difficili come quelli che andremo ad incontrare nella prosecuzione stessa della competizione dell'Eurolega. Domenica a Sassari arriva la Reyer Venezia e quindi ora bisogna ripensare al campionato per provare a crescere tutti insieme. Keep calm e forza Dinamo, questo dovrebbe essere il leitmotiv di questi giorni e soprattutto guardare con più fiducia e speranza, insomma, che qualche giocatore riesca finalmente a ritrovare la forma e soprattutto ricordarsi chi è e da dove viene.
TG Informazione e Approfondimento. Orari di messa in onda dalle 13 alle 15.30, dalle 18.30 alle 20.45, dalle 22 alle 23.30.